Ben ritrovati amici di Canale 78, adesso in questo momento ci troviamo al Civitella di Alfedena, immerso nel Parco Nazionale degli Abruzzi. Possiamo vedere qui anche già due gattini e volevo appunto condividere con voi questi splendidi paesaggi. E qui siamo proprio immersi nel Parco Nazionale degli Abruzzi, uno dei paesini che circoscrivono questo Parco Nazionale degli Abruzzi. Qui siamo in via nazionale, infatti, e siamo al centro, in pieno centro storico, vicino al Palazzo del Municipio, che adesso andremo a vedere, di Civitella di Alfedena. Io volevo farvi vedere questo splendido scorcio di natura. C'è un po' di vento, però va un po' a far vedere un po' tutta la maestosità e la bellezza di questi paesi. Adesso piano piano scendiamo, andiamo prima a vedere un attimo, dare un'occhiata qui all'Orsa Maggiore, che è un complesso comunale di Civitella di Alfedena. Pizzerie sono circa, in questo momento sono lì. Il 14:23, e qui c'è un centro congressi, centro comunale, centro culturale, l'Orsa Maggiore, congressi e spettacolo, dove appunto l'orsa e il lupo ne fanno sempre che più. Il loro spettacolo, il loro, diciamo, che fanno sempre più da padroni, ecco, di questi luoghi. Adesso scendiamo ancora. Ecco qua un altro splendido scorcio con in fondo la catena del Gran Sasso. Lo sfondo, vediamo. E qua questo paesino, ripeto, Civitella di Alfedena, provincia dell'Aquila, circa 1000 metri di altezza, poco più. Qui c'è l'area faunistica La Lince. Allora, faunistica Lince, vediamo un po' cosa comprende, entriamo un po' con le telecamere. Ecco qua, sentiero naturalistico attrezzato, andiamo un po' a vedere. Strategia di caccia, sì, chi per lavori nell'area faunistica Lince, da parte dell'ente autonomo del Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio, è presenti animali, non sono presenti animali all'interno. E beh, qui è un po' dove si scende, adesso diciamo che evitiamo la ridiscesa, perché più che altro siamo venuti per visitare un po' il centro storico, e qua c'è un po' la ridiscesa di quest'area faunistica. Paese, qui vediamo tutta l'immensità del Parco Nazionale degli Abruzzi, Lazio e Molise, splendido questo punto, dobbiamo dire, veramente splendido, ed è un piacere condividerlo su questo canale, una trasferta di neanche 48 ore che però è rimasta molto, ha toccato molto, diciamo, ha dato molto all'immagine, al canale, ciò che vuole riprendere dalla natura. Ci dimentichiamo spesso di questi posti, di questi luoghi nelle città, e qui andiamo a viverli un po' insieme. Qua inizia a essere un po' freschino, diciamo, rispetto alla temperatura di ieri. Tanti giorni sono circa 7 gradi in questo momento. E usciamo un po' ancora dal centro storico. Un po', diciamo, che spiega l'angolo del fotografo, qui ci dovrebbe essere stato in passato un fotografo, un qualcosa.
e adesso scendiamo verso il municipio. Siamo un'auto con motore acceso, stati da tutto il municipio. Siamo usciti. Già c'è il municipio. Ora siamo ridiscesi. Andiamo verso l'albergo a Tinco Torre. Prendiamo ancora un po' qua a Civitella. Civitella della Fedele ancora un po' nel suo scorcio, nelle sue bellezze. La città è in pietra, comunque. San Pietrini ne fanno padrona un po' per tutto l'arco della... Qua c'è l'entrata dell'albergo, molto bella, molto caratteristica, in via Castello. Fa un po' da padrona tutto il... Vedete, qui c'è, appunto, dove è entrata ancora il parcheggio con i mezzi, in mezzo nella natura. E qui ridiscendiamo. Ne approfittiamo ancora di qualche ora di luce. Penso non più di 2:30 circa. Dovrebbe essere una chiesa. Quindi abbiamo attraversato un po' San Marino, la Romagna, diversi paesi ovviamente delle Marche, qualche paese della Toscana, adesso ci ritroviamo in Abruzzo, in Romagna, Marche, Abruzzo e Toscana. E qui l'immancabile, un momento anche qui dedicato ai caduti di guerra, la corona con tutti i fiori freschi, perché appunto è di pochi giorni fa la ricorrenza delle feste delle forze armate. Qui il giorno del tribunale del comune di Civitella è stato detto di accogliere i partecipanti, qui c'è una targa commemorativa e poi qua c'è una... Pozzetto, un acquedotto di valle, è un chiaro, con acqua potabile e anche molto buono, mi dice. Qui ancora un piccolo altare. Accaduti. Civitella della Fedele non prende la guerra mondiale, i fiori dei suoi figli, e qui c'è il nome delle vittime. Quindi ogni piccolo paese, questo addirittura un paese di circa 250 abitanti, ha comunque dato il suo contributo di vite durante la Seconda Guerra Mondiale. E abbiamo ancora a riprendere un po' il borgo vecchio. Borgo vecchio, quindi probabilmente è distinta anche la Civitella di epoca romana. Il borgo ha mantenuto la settentrionalità, è stata fortificata, come si vede, e qua c'è al suo interno, ogni anno i paesini allestiscono il bellissimo presepio del borgo, sarebbe ovviamente molto bello da visitare, da vedere, ecco. Andiamo all'interno del borgo, c'è l'ufficio postale. Ecco qua, andiamo a scoprire parte del borgo. C'è la piazza del mercato e qui c'è l'altra vista di Triamo, caratteristica fortificata del paese stesso. Diciamo che qui adesso piano piano andiamo ad uscirne. Ritorniamo verso l'entrata e
ci salutiamo per il prossimo appuntamento qua, nel prossimo paese o attrazione dell'Abruzzo. Grazie mille.